Come è noto, il Tribunale dei Ministri di Roma ha archiviato le accuse di abuso d'ufficio contro l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini per aver negato lo sbarco alla nave Alan Kurdi dell'ONG CI, che in aprile aveva soccorso 65 migranti nel tratto di mare fra Italia e Libia. A creare dibattito presso gli esperti di diritto internazionale sono state le motivazioni del parere per la loro difformità rispetto al diritto internazionale, appunto. Abbiamo deciso di approfondire la questione assieme al professor Cesare Pitea, professore associato di diritto internazionale all'Università degli Studi di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno ai nostri ascoltatori. Professore, prima di tutto il parere del Consiglio non costituisce, il parere del Tribunale, mi scusi, non costituisce un precedente giuridico. Perché? Ma allora, intanto si tratta di un provvedimento di richiesta di archiviazione, un provvedimento diciamo di archiviazione di questo procedimento penale che presenta delle grandi lacune nella ricostruzione in particolare del quadro giuridico internazionale applicabile alla situazione. Una delle premesse, diciamo, per accertare la responsabilità penale per i reati contestati al Ministro dell'Interno e al suo capo di gabinetto era l'esistenza di un obbligo giuridico in capo a un'autorità italiana in loro identificata di indicare un place of safety alla Alan Kurdi. E quest'obbligo, l'esistenza di questo obbligo viene negato sulla base di una ricostruzione che vede, diciamo, come criterio determinante il fatto che l'Italia sia stato il primo paese al quale è stato chiesta assistenza, e poi si nega questa circostanza sulla base del fatto che nella prima richiesta di assistenza dell'Alan Kurdi il centro di salvataggio di Roma fosse in copia conoscenza e non destinatario della comunicazione. Ora, questi due elementi sono entrambi errati, cioè sotto il primo, partiamo dalla fine, quello che rileva è essere informati, e chiaramente rileva essere informati per primo, ma anche se non sei il primo a essere informato, ma sei il secondo o il terzo, se il primo o il secondo non assumono la responsabilità del coordinamento dell'operazione, tu non ti puoi liberare stato del tuo obbligo di assicurare il coordinamento fino a che chi sarebbe responsabile lo prende dicendo non sono stato il primo, perché non è un'obbligazione alternativa, cioè un'obbligazione di intervento su una serie di stati, cioè quelli che sono informati, e chiaramente con un ordine di priorità, ma se quell'ordine di priorità non viene rispettato rimangono tutti obbligati a assicurare il coordinamento. Altro aspetto da chiarire è l'interpretazione, sempre dal punto di vista del diritto internazionale, del concetto di stato di primo contatto. Qual è, professore, lo stato di primo contatto? Quello della nave che presta soccorso o quello responsabile della zona SAR, cioè di ricerca e salvataggio? E in che cosa differisce la zona SAR rispetto a quella delle acque territoriali? Allora, già il concetto di stato di primo contatto è un concetto che ha una rilevanza giuridica molto limitata, perché l'idea è lo Stato che sia informato a determinati obblighi di cooperazione e di coordinamento nel caso in cui nessuno lo faccia. Per cui in questo caso, allora, chiaramente lo Stato di primo contatto, la responsabilità primaria ricade sullo Stato nella cui zona SAR avvenga l'evento di salvataggio. Ora è chiaro che per varie ragioni la Libia non è uno Stato che è in grado di assicurare un'operazione di ricerca e soccorso, in quanto i porti libici non sono sicuri e non ha una zona SAR che rispetta i criteri posti dalle convenzioni internazionali, perché, come emerge anche dai fatti, non è in grado di assicurare quei servizi di salvataggio e soccorso efficaci che sono il presupposto per la costituzione di zona SAR. Quindi la Libia non è in grado di
assumersi quella responsabilità. E allora chi se l'assume? Se l'assume chi viene informato per primo. Lo stato di bandiera della nave privata che esercita, che interviene, perché ha un obbligo di intervenire, il capitano della nave ha l'obbligo di intervenire direttamente in forza alle convenzioni internazionali, chiaramente è informato, ma non è lo stato che è nella posizione più idonea per coordinare le operazioni di soccorso. Cioè queste norme devono essere lette sulla base di un principio di effettività e chiaramente sono gli stati più vicini geograficamente che sono in grado, nel bacino del Mediterraneo saranno gli stati costieri, può essere Malta, può essere l'Italia, può essere un altro stato, non si può predeterminare, bisogna guardare nel caso concreto. Nel caso concreto l'MRCC italiano è stato contattato immediatamente e ha risposto dando una risposta che commissario ai diritti umani del Consiglio d'Europa ha detto che è una risposta inaccettabile, cioè ha detto contattate i libici. No? Allora non è che non è che l'obbligo viene meno semplicemente scaricando la responsabilità su qualcuno che quella responsabilità non può e non vuole assumersi. E questo si torna, chiudo con l'ultima parte della sua domanda, e questo perché la zona SAR non è una zona, a differenza del mare territoriale e di altre zone marine, non è una zona sulla quale lo Stato costiero esercita un potere sovrano. È una zona di mare, di alto mare, nella quale viene dato prioritariamente una responsabilità in materia di ricerca e soccorso a uno Stato costiero al fine precipuo di garantire un'efficace tutela della vita in mare. Quindi il fatto che un evento SAR avvenga in una zona SAR di un determinato Stato non può essere un fattore invocabile per ridurre l'efficacia dell'azione di salvataggio. Ecco, ma a sancire questo obbligo che va valutato caso per caso secondo il filtro dei diritti umani, che è quello preminente quando si parla di salvataggio in mare, quale trattato è? Scusi. Prego. No, guardi, la ricostruzione del quadro normativo applicabile alle operazioni di ricerca e soccorso, e qui se vuole io posso anche comprendere fino a un certo punto le difficoltà del pubblico ministero e del giudice nell'operare questa ricostruzione. Non è semplice perché è un quadro normativo molto complesso. C'è la Convenzione di Montego Bay che ha una disposizione, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che ha una disposizione molto generale, poi c'è la Convenzione di Londra del 74 sulla salvaguardia della vita in mare, che ha alcune disposizioni che si applicano ai naufragi e quindi a queste ipotesi, e poi c'è la Convenzione SAR di Amburgo, che è quella forse che ha una più specifica rilevanza in questo caso, e poi ci sono e successivi emendamenti, e poi ci sono una serie di atti che vengono citati anche nei provvedimenti, sia nella richiesta di archiviazione del pubblico ministero sia nella sentenza, che sono delle linee guida che servono per l'appunto per guidare nell'interpretazione di questi strumenti. Ora la Convenzione SAR dice chiaramente che la parte responsabile dell'area di ricerca di salvataggio nella quale tale assistenza è fornita dovrà esercitare la primaria responsabilità per assicurare che sia svolto il coordinamento e la cooperazione in modo che i superstiti assistiti siano sbarcati in un porto sicuro. Le parti interessate, quindi tutte le parti, dovranno organizzare tutto il necessario affinché lo sbarco sia effettuato al più presto come ragionevolmente praticabile. Nelle linee guida dell'IMO e dell'UNHCR si dice chiaramente che fino a che non c'è un centro di coordinamento che
efficacemente assume la responsabilità per il coordinamento. Qualsiasi Stato parte alla Convenzione ha l'obbligo di coordinare l'azione, cioè l'idea è che se tu lo sai o trasferisci la responsabilità a un altro che se ne occupa, oppure la responsabilità te la tieni perché le persone non possono essere lasciate in mezzo al mare. Non, voglio dire, la ratio di questa cosa mi sembra abbastanza facile da comprendere, al di là del tecnicismo delle norme. Bene, un grazie al professor Cesare Pitea, docente di diritto internazionale all'Università Statale di Milano. Grazie a voi, buona serata. Buona serata.